siamo sul lago Sirio, che si trova nel Canavese e che farà parte del Parco dei Cinque Laghi di Ivrea. Noi siamo qui a raccontarvi un intervento finanziato con un bando della Regione Piemonte con i comuni di Ivrea, Cascinette e Chiaverano e la città metropolitana di Torino. L'intervento sfrutta un sistema brevettato dal dottor Merati, idrobiologo che oggi è qui con noi. Dottor Merati, ci spiega che cos'è l'eutrofizzazione? Dunque, l'eutrofizzazione vuol dire molto cibo. È quando un lago riceve più fertilizzanti e quindi produce più alghe di quelle che è in grado di digerire nel suo ciclo naturale. Questo comporta una serie di problemi anche molto seri, che vanno dalla riduzione della concentrazione di ossigeno fino a delle vere e proprie morie ittiche. Il lago Sirio ha una concentrazione di fosforo, che è il fertilizzante principale dei laghi, che è circa 7-8 volte quello naturale, per effetto, diciamo, di scarichi che sono stati immessi nel lago in tempi passati. Il procedimento da me brevettato serve a asportare le acque ricche di fosforo che si trovano nella zona di fondo durante il periodo di stratificazione termica. In cosa consiste l'intervento e soprattutto come è alimentato? Questo dispositivo prevede la posa di una tubazione che, partendo dalla zona di massima profondità del lago, sì, risale fino all'incile, all'imbocco dell'emissario del lago. In questo punto c'è una vasca di miscelazione che permette di scaricare le acque sia superficiali che di fondo. In questo modo io prelevo acque ipolimniche utilizzando soltanto il semplice principio dei vasi comunicanti. È molto interessante la domanda che mi ha fatto, perché effettivamente in questo modo noi abbiamo un prelievo di acqua senza l'impiego di energie. Sappiamo che lo stesso sistema è stato implementato anche al lago di Avigliano con ottimi risultati. Il principio di funzionamento è lo stesso. Il risultato atteso è quello di un'asportazione di acque ipolimniche, che sono quelle che si trovano nel fondo, nel momento in cui presentano una più alta concentrazione di nutrienti, in particolare del fosforo. Quindi funziona per tutti i laghi. E ci sono dei rischi per l'ecosistema? No, diciamo che l'ecosistema lacustre ne guadagnerà. A differenza, diciamo, di altri sistemi di prelievo di acque ipolimniche che prevedono l'impiego di forza elettromotrice, segue il ciclo naturale del lago. Quindi l'acqua sarà scaricata naturalmente in base agli spostamenti di livello del lago. Quindi non ci saranno abbassamenti di livello del bacino dovuti a un'asportazione artificiale delle acque. In questo modo il lago seguirà il suo corso naturale. E quest'acqua che esce, che appunto presenta delle tossicità, dove andrà poi a defluire e si andranno a inquinare dei corpi idrici? A questo riguardo ci sarà un serissimo programma di monitoraggio dal momento dell'attivazione del dispositivo. E il dispositivo si chiama appunto emissario integrato, perché noi possiamo agire opportunamente in modo tale da diluire le acque provenienti dal fondo con una quantità opportuna di acque superficiali, in modo tale da ottenere un mix ottimale che non crei problemi. Beh, adesso possiamo andare a vedere il punto di varo del dispositivo, perché mi sembra che siamo ormai nelle condizioni terminali dei lavori di sistemazione dell'impianto. Certo.